affari internazionali, vi dovremmo parlare, cari telespettatori, dell'omicidio avvenuto a Danzica, dove è stato ucciso il sindaco ed è stato ucciso a coltellate da un giovane che sembra folle, ma bisognerà accertare la verità. Ebbene, l'uccisione di questo sindaco, molto disponibile nei confronti dell'Europa, molto aperto, democratico, legato anche a Solidarnosc, il famoso sindacato che praticamente fece la rivoluzione in Polonia contro il regime comunista. Ecco, la morte di questo sindaco, il brutale assassino, prova che in Europa la situazione sta diventando molto molto tesa e che i cosiddetti sovranisti stanno intorbidando veramente le acque. Ma l'argomento di queste ore è la votazione alla Camera dei Comuni, a Westminster, l'Inghilterra, dove i parlamentari votano sull'accordo o meno della Brexit, accordo che la prima ministra May ha raggiunto a Bruxelles. Vedremo che cosa ne pensano i parlamentari ed è un momento storico per la Gran Bretagna. Ne parla il professore Frongillo, che è il nostro esperto di cose internazionali. Dunque, oggi in Inghilterra la Camera dei Comuni si esprime sull'accordo raggiunto tra il governo inglese, o più specificamente, più precisamente, tra il Premier inglese Theresa May e l'Unione Europea per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. L'accordo raggiunto dalla May è fortemente contestato nel Regno Unito, al punto che anche nei giorni scorsi il governo ha subito un'altra defezione da parte del sottosegretario proprio alla Brexit, che si è dimesso dal suo incarico. La contestazione riguarda diversi punti, in particolare riguarda il meccanismo del backstop in Irlanda, sostanzialmente, che è uno dei punti su cui l'Unione Europea sembra più ferma sostanzialmente. Una ventina d'anni fa si è realizzato un accordo di pace in quell'area e che sostanzialmente pare abbia prodotto buoni risultati da quel punto di vista sotto il profilo politico e che potrebbe essere messo in discussione come per il fatto che si ristabilisca una frontiera fisica tra le due Irlande in quell'area. E invece proprio su questo terreno sembra che gli euroscettici del Regno Unito abbiano più forte perplessità sostanzialmente, perché lì fino ad un accordo vigerà il principio per cui la frontiera sarà facilmente superabile nell'una e nell'altra direzione. L'altra questione particolarmente complessa riguarda una sorta di tassa che la Gran Bretagna dovrebbe versare all'Unione Europea per la sua uscita dall'Unione, sia per quelli che riguarda la partecipazione al budget europeo, sia per la partecipazione a alcuni progetti già approvati, che è una cifra abbastanza considerevole e che arriva più o meno ai 50 miliardi di euro sostanzialmente, quindi 40 miliardi di sterline, 50 miliardi di euro. Quali sono le conseguenze dell'uscita, quali sono i possibili sviluppi? Il primo sviluppo è che oggi il Parlamento approvi quell'accordo e dopodiché quell'accordo avrà i suoi effetti a partire da marzo 2019,
che è come dire, la data in cui scadono i 2 anni diciamoci, da cui il Regno Unito aveva preso avvio per consumare il processo di distacco dall'Unione Europea. Il secondo possibile sviluppo è che il Parlamento non approvi quell'accordo e che in questo caso c'è come dire, 2 possibili scenari, anzi forse 3 sostanzialmente. Il primo è che si torni o si resti nell'Unione Europea in assenza di un accordo, il secondo è che si esca o che il Regno Unito esca comunque dall'Unione Europea senza nessun accordo, e questo comporta ovviamente delle conseguenze piuttosto disastrose dall'una e dall'altra parte fondamentalmente. Il terzo è che ci sia una possibile crisi di governo e che come dire, questo l'uscita dall'Unione Europea del Regno Unito venga gestita, venga come dire, governata da un altro esecutivo. Ed è probabile in quel caso che ci possa essere, diciamo così, anche l'indizione di un nuovo referendum che riveda o riconfermi l'orientamento precedente. Nel caso in cui ci sia una crisi di governo è possibile che si arrivi, cioè, a nuove elezioni e che le nuove elezioni possano portare al governo i laburisti, i quali anche loro al loro interno non sono euroscettici, non sono, diciamo così, per l'exit pura e semplice, quindi scenari dal punto di vista politico i più disparati per i quali non si possono fare al momento previsioni. Certo, Theresa May è arrivata, diciamo così, al governo per governare l'uscita dall'Unione Europea, quindi deve le sue fortune politiche al referendum sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea e probabilmente consumerà l'ultimo atto, o è possibile che consumi il suo ultimo atto politico proprio come dire, per non aver governato nel miglior modo possibile, secondo i suoi compagni di partito, quest'uscita dall'Unione Europea. Le conseguenze di un'uscita, diciamo così, pura e semplice dall'Unione Europea sono disastrose per il Regno Unito, sarebbero disastrose secondo la Banca Centrale del Regno Unito, per il Regno Unito stesso, perché comporterebbe per esempio un primo atto di svalutazione della sterlina tra il 15 e il 25%, una perdita, un calo del PIL tra il 6 e l'8%, perdita di migliaia di posti di lavoro, eccetera, eccetera. Ma sarebbe, diciamo, problematica anche per gli altri paesi dell'Unione Europea. Si consideri che, per esempio, nel Regno Unito ci sono circa 3 milioni di persone, di lavoratori dell'Unione Europea, 700.000 dei quali italiani, che come dire, non avrebbero garantito nessuno status, nessuna condizione, diciamo, di privilegio che attualmente viene consentita loro. Poi c'è tutto il problema, diciamo così, dei dazi doganali, del passaggio delle merci, della circolazione più in generale delle persone, che pone una serie di problemi, diciamo così, di non facilissima soluzione. Quindi, diciamo, è una situazione abbastanza complicata che pone il problema, diciamo così, più generale, diciamo, della cosiddetta democrazia diretta o del direttismo, avrebbe detto Sartori, che è una sorta di come dire, applicazione parossistica del principio della democrazia diretta, perché in questo caso, quando si tratta di decidere su situazioni molto complesse, diciamo così, la parola offerta o data soltanto agli elettori banalmente e la possibilità che poi quella decisione sia posta in esecuzione così com'è, semplicisticamente, pone dei problemi che sono più gravi dei problemi che quel referendum avrebbe dovuto risolvere. E quindi, come dire, bisognerebbe da questo punto di vista riflettere sulla necessità di conciliare i nuovi strumenti di democrazia diretta con le responsabilità che la democrazia rappresentativa può ancora o dovrebbe ancora, diciamo così, in qualche modo affrontare e risolvere. È auspicabile, diciamo, che da questo punto di vista sia l'Unione Europea che il Regno Unito assumano comportamenti responsabili. La lettera inviata ieri da
dal Presidente della Commissione europea e dal Presidente di turno del Consiglio europeo, da questo punto di vista mostrano una qualche duttilità, ma restano fermi su alcuni punti, diciamo così, come irriformabili dell'accordo con Theresa May. La situazione è questa, i rischi sono tanti, speriamo che responsabilmente dall'una e dall'altra parte si trovi un accordo.